Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata, anche oggi. Ma buonasera ragazzi, buonasera. Oggi ragazzi andiamo subito con questa cosa. Quindi oggi andremo subito a provare i vari Street Fighter e possiamo anche iniziare. L'altra volta abbiamo fatto Chun-Li Nash, stavolta andiamo con gli scaverci. Abbiamo Birdie. Ciao Ele, eccola qua. Allora, qua proviamo con questi. Non tutti i personaggi sono interessanti, non tutti. Quindi vediamo questi scarsi. Questi qua sono proprio scarsi. È una cosa che purtroppo... Ah, questa è la tecnica che ha nel, anche nel 3. Quindi oggi partiamo con questo gioco che sono poi i retro, che sono quelli un po' che ci hanno fatto crescere, almeno per quanto mi riguarda. Street Fighter è stato una pietra miliare del picchiaduro insieme a Tekken e a qualcos'altro, ovviamente a Soul Blade, Soul Calibur, come lo volete chiamare. Ovviamente questo è un personaggio scarso, cioè Birdie è un personaggio molto scarso. Ah, tra l'altro sono riuscito a finire un po' Inuyasha e Inuyasha ovviamente ho dovuto mettere i codici perché sennò i personaggi non li sbloccavo più. Ed è stato interessante sbloccare i personaggi tipo Kikyo eccetera, quindi è stato molto buona come cosa. Ovviamente abbiamo fatto che la guardia è automatica, così da... Ok. Ok. Forse dopo farò una live su Batman. Quindi dalle 7:30 alle 9:30. Probabile. Probabile, adesso vediamo. Allora, io non so se questo qua lo vorreste avere come suocero. Questo tizio. Personaggio particolare che
che nei fumetti effettivamente è scarso, ma è scarso forte anche, anche nei giochi, infatti si vede benissimo com'è scarso. Infatti è molto scarso e questo è la prova che certi personaggi non dovrebbero neanche esserci nei giochi. Infatti abbiamo perso il primo. Ovviamente li proviamo come giochi e io so che per esempio quello che piace a me è l'Alpha 3, che proveremo ovviamente, non so se oggi, ma comunque lo proveremo. Sì. Ecco. Questo è proprio scarso, cioè non è che dici è debole, no, è proprio scarso proprio. Beh, io nell'Alpha 3 riuscivo a finire anche con lui. Il problema è... siamo sempre lì. Il problema è che certi personaggi devi avere uno che ha voglia di smanettarci. Che magari questo però è forte, magari, non lo so, dubito però. Ok, pareggio, siamo al pareggio, bene ragazzi, molto bene. Ma avrei voluto fare magari un just chatting, però ultimamente non c'è molta gente su Twitch, non so per colpa di chi. No! Porca miseria! Grande, ok, quindi un po' riusciamo. No! Non ci credo! Riusciamo a ribaltare la situation in questo modo? I capelli si vanno via, bravo! E Ryu! Ok, Ryu ovviamente che Ryu è pericolosissimo, e infatti Ryu è un po' un personaggio emblema di quelli dei picchiaduro, infatti lo hanno messo spesso in Marvel vs Capcom, Street Fighter vs X-Men, è uno dei personaggi cardi. Tanto noto che Birdy purtroppo ha solo quella come mossa, molto male, infatti personaggi scarsi, ma proprio scarsi, Birdy è uno di quelli. E nei fumetti purtroppo è un personaggio molto molto scarso, anche nei fumetti. E io che ho i fumetti di Street Fighter Alpha so benissimo che è personaggio debole. Personaggio solo di forza bruta e basta. Tanto un ex Bresler sto qua, io non so. Perché, io non so perché nei giochi e nei fumetti il Bresler deve essere come una cosa stile MMA. Oh, un altro Ken da parte di Ryu. Oh, uno Shinku Hadoken. Vabbè, Ryu hai rotto le scatole però. Attenzione, 40 secondi ancora. In 40 secondi può succedere veramente di tutto. Questo che continua a parare. Vabbè, però. Dai! Mia, ma Birdy è proprio scarso! Ma vattene, va! Pazzesco! Vabbè. Birdy è proprio debole. Personaggio inutile che non c'entra. E che probabilmente perderemo a sto giro perché fa schifo proprio.
Quindi non so che tipo di personaggio si è già fatto indebolire, bene. Ma proprio non ha mosse specifiche, non ha mosse alla distanza. Insomma, non ha mosse importanti, ecco. Oh, meno male. Siamo riusciti per un pugno di mosche a vincere. Mo cadiamo nella padella alla brace. Bene. E Ken è irritante come Ryu, eh. Basta, irritantissimo anche Ken. Però è stranamente uno dei personaggi più bilanciati che ha fatto in questa Street Fighter. Ah, ok. Abbiamo vinto, buono, buono. Ok, molto bene. Ok, abbiamo vinto stranamente facilmente, molto strano. Adon, questo è un altro personaggetto da tenere molto molto sull'attenti, perché Adon è molto veloce, è uno di Muay Thai, quindi bisogna stare un attimino attenti. Ma Birdy è pure lento, oltre le cose bruttissime, eh. Oh, abbiamo vinto il primo incontro. Adon è un po' un casino, Noi possiamo andare avanti con la tattica questa del calcio basso, che è una tattica che probabilmente su quelli scarsi funziona pure, cioè con quelli deboli funzionano e basta. Intanto abbiamo vinto di nuovo, ottimo, molto bene, bene così. Il buon Birdie che si mette i capelli a posto, poi non riesce neanche più a metterseli a posto, molto bene. Voglio vedere i prossimi, quindi il prossimo chi è? Sagat, aia. Adesso cadiamo nella padella alla brace, anche questo, perché Sagat è molto forte, forse anche più di Adon. Ecco, lui ha mosse alla distanza, vedete, come il Tiger Shot, che dovrebbe essere non ha ancora fatto quelle più pericolose, che sono il Tiger Uppercut. Meno male che riusciamo un po' a tenerlo a bada, infatti riusciamo a tenerlo a bada molto bene. Strano. Attenzione, quella. Oh, attenzione. Sagat si sveglia. Non ha ancora fatto no, fa solo quello. Ok, abbiamo vinto. Molto bene, ancora benissimo Birdie, che riesce in qualche modo. Attenzione, i capelli sono andati via. Bison. Ok, io ho paura che... Mamma mia, ho paura che Bison ci faccia il mazzo. Bison è un personaggio molto, molto, molto forte. E infatti... Qua non serve neanche che dici faccio le mie mosse, tanto... Oh, niente, molto forte Bison, sì. Ok. Oh, è vero, lui si teletrasporta anche, fa ste schifezze qua. Bravissimo Crusher. Ok. L'abbiamo evitato abbastanza bene. Ci stiamo andando bene, stranamente ce la stiamo giocando.
contro un Bison pericoloso. Comunque, in ogni caso, beh, penso che bisogna tenerlo un attimo vicino, probabilmente Bison. Infatti vinciamo 1-1. Non lo so, io non ho molte opinioni positive su Birdie. Birdie che sinceramente non mi piace. La Psycho Crusher, quindi ancora. Abbiamo evitato ancora una volta la Psycho Crusher. Poi lui si teletrasporta perché fa l'infame. Attenzione, scontro assurdo. Psycho Crusher ancora. Quella. E vinciamo. Non l'avrei detto. Non l'avrei detto. Ma va bene così. Quindi praticamente finisce che lui viene incoronato killer. Non so che cavolo è. Guarda il Birdie. Poi non so cosa vuol dire in inglese Birdie. Tra l'altro grosso così, panchettone. Andiamo subito con il prossimo, è Sodom. E Sodom anche qua è un altro scalzomane. Non mi è mai piaciuto neanche lui, a dire il vero. E non credo abbia grandi mosse. Però se riusciamo a vincere con Birdie, evidentemente possiamo vincere anche con Sodom. Tra l'altro le stesse mosse sono quelle dell'Alpha 3. Quindi più o meno so che personaggi sono questi, eh. Attenzione, bene. Questo sarà ancora un po' più complesso addirittura. Ok. Oh, attenzione. Chun-Li che ci rompe. E riusciamo a vincere. Comunque Sodom non è un personaggio, ripeto, non è un personaggio che mi stimola moltissimo, a dire il vero. A rigor del vero. Attenzione, mossa finale che so perfettamente cos'era. E vinciamo abbastanza facilmente anche qui. Però il primo incontro. Non entusiasmiamoci. Birdie, oh mamma. Scontro tra scarsi, ragazzi. Scontro tra scarsomani. Questo è un po'. Attenzione, perché Sodom qua fa sempre mosse. Ma va bene. E vinciamo. Vabbè. Non lo so, sono perplesso sul fatto di Sodom, ma. Attenzione. Continuiamo a fare le mosse finali perché sappiamo che possiamo vincere. E ale. Poi Sodom, attenzione perché potrebbe essere interessante. Oh no, Rose, mi dispiace. Rose non è da sottovalutare, eh. Rose è un personaggio molto forte, secondo me. E ovviamente attenzione. Vinciamo. Ok. Stiamo andando molto bene. Il prossimo è Ken, vabbè.
Ken, se non stai attento, ti crea problemi. Appunto. Lui, quei cazzo di Hadouken, lui e Ryu, purtroppo, la fanno un po'... Ottimo. E uno. Lo so che Ele non sopporta Ken, lo so benissimo che non sopporti Ken, lo so, lo so che tifi per me perché non lo sopporti. Lo so che tu non sopporti Ken e siamo, e purtroppo no, e purtroppo siamo in due perché non lo sopporti. C'è chi lo preferisce Ken, ma non, purtroppo non riesco proprio a digerire tantissimo. Abbiamo vinto. Io no. Tu lo so che non lo sopporti, So ben dire che tu non lo sopporti. A parte che... ora c'è Ryu. Quindi non so perché mettono Ken e Ryu vicini, boh. Sopporti molto più Ryu. Qua non so se c'è il Ryu Ryu scuro, boh. E il Ryu non so se c'è qua. Forse l'hanno messo nel 3. Ecco qua. Invece so che Ryu ti piace Ryu. Ehi. Mossa finale, attenzione. Una mossa che probabilmente si sviluppa nel terzo, però. Ado, alla fine è sempre quelle. Ado è molto forte, eccolo lì appunto. Stiamo attenti. Purtroppo Adon è un lottatore molto forte, che nel fumetto però non è stato neanche tanto valorizzato. Vedete come va veloce. Purtroppo lui è un Ronia parecchio, però. Vedete? Molto difficile stare dietro. Probabilmente meno di Sagat, probabilmente. Meno di Sagat, Sagat è più statico. Effettivamente. No! Oh! Sagat è più statico, quindi lo riusciamo a battere. Eccolo qua. Oh, ma mettono a... Cioè, boh. Sì, purtroppo, sì, Sagat è... Niente, poi Sagat si fissa sulle solite mosse. Adon è molto più strano. Ecco, Adon non ci si riesce. Ecco, il Tiger Uppercut. A me personalmente non dispiace nemmeno Sagat, a dire il vero. Sagat che è comunque un avversario molto pericoloso e comunque è un lottatore, appunto, molto particolare. Tiger Uppercut ancora, niente. Oh, Tiger Shot. Ottimo, molto bene, continuiamo così. Gai, sì, è vero, perché
È vero, perché qua praticamente è personalizzato il nemico. Quindi sarà Guy. Guy è un avversario che si trova da Final Fight, il gioco degli anni 80, dove Sodom e Guy e Cody sono. Mica velocissimo Cody. Mamma mia, Cody è molto veloce. Velocissimo, mi frega la velocità di Guy. In più para tutto questo. Vediamo se riusciamo a cogliere i momenti in cui lui è scoperto. Aia. Guardate com'è veloce. Faccio fatica a tenerlo a bada. Faccio veramente fatica. Ovviamente è tutto implementato, nel senso Guy da saperlo usare. Oh! Mi vai, 1-1. Molto difficile sto giro. Oh, 1-1. 2-1, anzi. Strano, pensavo con lui di fare dei problemi. Bella, ciao Cipollino, ciao, come va? Oggi credo che usciranno più live nella giornata. Forse l'altra sarà alle 7:30. E andremo avanti con Batman. Però non lo so, vediamo. Tutto ok, bene, sono contento. Ne faremo una forse alle 7:30, dipende. 7:30, 7 qualcosa, sì. Stiamo facendo dei retro, io vi racconto la storia dei fumetti di questi qua, non so ovviamente di altro. Ora pigliamo Guy, perché Guy va bene. Batman è Gucci, sì. E Batman è un gioco carino, pensavo di no, Pensavo di no, a dire il vero, cioè pensavo fosse un gioco cazzaro. Cavolo, velocissimo veramente, io scherzavo. Molto veloce, Guy, Gucci, sì, Gucci. Vabbè, Gucci. Quando sento Gucci mi viene da pensare a Bello Figugu, non so perché. Perché lui era, penso, un testimonial della Gucci. Non so perché. Poi adesso con la nostra velocità possiamo anche improntarla diversamente la gara. Possiamo anche. Mamma mia, oh! Vabbè, ho capito, siamo tutti veloci, molto bene, però questo gioco è addirittura prima di forse della Play 1 ancora, questo qua, perché è uscito anche per, credo, per Super Nintendo, comunque qualcosa del genere, o per lo SNES, credo sia uscito per SNES, però non vorrei
Non vale dire una vaccata. Infatti io per lo SNES avevo provato a portarlo con l'emulatore, ma l'ho provato, ma non mi aveva convinto tantissimo. Poi ho visto questa offerta del Street Fighter Collection e ho detto vabbè dai, sono i giochi, diciamo, della mia infanzia. Soprattutto l'Alpha 3, che porteremo più avanti, soprattutto Perfect, ovviamente. Rose, no, Rose, ti prego. Che nel 3, non so perché, parrebbe che i due hanno una, non una relazione, ma comunque si conoscono. E ho trovato una cosa un po' sciocca, perché... Però... Poi Guy veramente, oh, forte qua. Molto forte Guy, sì sì. Perfect. Vabbè. Prima abbiamo faticato con gli sfigati e chiaramente ci rimane Ken da fare nel caso. Ovviamente Ken ce lo teniamo magari per ultimo, anzi Rose per ultima, che la voglio portare per ultimo. Ah, i primi Street Fighter erano di una difficoltà abbastanza alta, perché comunque i primi Street Fighter sono complessi. Io stesso ci arrivo al quarto stage ed è troppo già. Vuoi perché hanno dei comandi troppo legnosi? Intanto abbiamo perso. Forse hanno dei comandi troppo legnosi, non lo so. Ehi. Mamma mia, bella vittoria. Ehi, attenzione Sodom già adesso. Ma strano, allora vuol dire che non c'è lui come boss finale, beh. Ma strano, molto strano. Non ho idea di chi può esserci a sto punto. Poi, attenzione ancora Guy, mamma mia. Questo è anche da avversario un po' un casino beccare, deve avere uno da tenere lontano. Deve avere un personaggio che lo tiene lontano. Può essere un Ryu, un Kenya. Tipo con la Dokken. Già. Intanto vedete come prende botte alla grande Ken, e m'ha preso nonostante tutto. Oh cavolo, m'ha preso. Sì, in effetti anche Guy non è che piace tanto Guy, Mi dispiace perché Guy è un... Ma è un... diciamo un cult, Guy purtroppo, per chi ha giocato a giochi passati, Guy è quello. Oi. Perfect. Mamma mia, ancora una volta ottimo a parte di i Guy. Cazzo, sto Guy è Sagat, ci sarà Dom dopo.
In questo qua c'erano pochi personaggi in realtà, perché magari doveva essere solo il primo, mentre nel terzo ci sono molti più personaggi che ovviamente completano il quadro anche dei personaggi segreti, alcuni di quelli per Dreamcast, ce ne sono altri nuovi. Mamma mia. Aia. Tiger Uppercut. Oh. Tiger Uppercut. Sì, oh, basta. Ryu. Ah. Beh, sarà Bison dopo, sicuramente. Oh, yeah. Attenzione, Ryu in forte difficoltà. Ci saluta. Oh. Ovviamente anche le mosse verranno sviluppate più avanti, perché probabilmente nel 3 c'è una maggior cosa. Infatti, eccolo qua. Vediamo un po' come ce la caviamo con Bison. Ma insomma. Ehi. Sì, Bison. Beh, Bison, ragazzi, è forte. Psycho Crusher. La parte di Bison, benissimo, quindi ancora qua. Attenzione! Però non dobbiamo perdere la speranza. Psycho Crusher. Oh, ho perso io. Cavolo, di niente abbiamo perso. E basta! Queste mosse. Guy, poverino, può fare quello che... che può. Psycho Crusher. Vabbè, però cavolo. Vabbè. Psycho Crusher. Non l'abbiamo evitata per fortuna. E basta sti cacchio di cosi. Vabbè. Peccato, peccato, abbiamo perso e niente. Peccato perché con un guy in teoria non dovremmo perdere, in teoria. Io lo so che questo qua è Bison, è un personaggio veramente antipatico. Sono quelle sfere che ci danno fastidio. Oh. Oh, beh, un po'. No. È forte il personaggio. Vedi, è quella roba lì che purtroppo mi frega, purtroppo.
purtroppo mi frega e... vabbè. Purtroppo, Ma scusami, è così facile fregarlo. Ok, 1-1, molto bene. Addirittura perfect. Sembra un po' eccessivo, Psycho Crusher al nulla, benissimo, quindi possiamo iniziare a picchiarlo. Oh, ma si fa per star così, Vega? Vabbè, oh. Abbiamo vinto, ottimo, continuiamo così. Ok. Quindi praticamente ha steso Bison, vediamo cosa succede. Non ho capito molto il finale. Pagherai per questi insulti, e beh. Te credo. Andiamo poi ai prossimi. Atom. Atom è meno veloce di... Ok, è meno veloce di Guy. Ok, abbiamo capito sta cosa. Magari è meno veloce. Dal nulla pesca sta cosa. Buono Adon. Adon no, vorrei vedere chi c'è alla fine. Potrebbe esserci Sagat alla fine, però non ne sono sicuro. Però contro Ciulli, eccolo qua Adon che comincia le botte. Ok, è un personaggio interessante anche questo, non è male. Personaggio particolare. Boh, cazzotto in faccia. Peccato che non siamo riusciti a concretizzare questa mossa. Nel fumetto hanno uno scontro lui e Chun-Li e pareggiano, però lei non mi risulta che non ha usato un paio di mosse, quindi effettivamente potrebbe anche essere che vincesse lei, oddio non sono sicuro che vincerebbe lei, però potrebbe essere. Adesso è Nash, che si chiama Nash da altre parti, invece qua è chiamato Charlie. Ui, attenzione, questo non è male, mio avversario. Bello scontro da questi, Ok. È stato un bello scontro, però. Ah, forse ha capito come ostacolarmi. Ok, un po' di salti, un po' di cose, ma
sta vincendo lui a sto giro. Non riesco a anticiparlo. Non riesco a anticiparlo. Bello, calcio una delle sue mosse preferite. Secondo me all'1 c'è Sagat, però boh. Ma poi nel terzo avevano fatto i dialoghi tra personaggi intermedi, invece qua non era ancora embrionale come gioco, ovviamente. Ok, questo era ancora embrionale come gioco. Ecco qua, Jaguar Kick. Sanno che non mi arrivano commenti di Ele che comincia a dire e questo è qua, questo è là. Strano, anche non mi arrivano dei tuoi commenti. Io non dico niente. Ma pensavo che dicessi qualcosa, non lo so, qualsiasi. Tanto sono dei due giganti, tra l'altro. Uno è molto più agile, tra l'altro. Molto veloce, uno. Attenzione! Oh! Jaguar Kick! Dai! Come abbiamo visto, Guy è molto veloce, quindi bisogna stare molto attenti. Ado è secondo me leggermente inferiore, ma non di tantissimo, quindi non è un birdie che gioca tutto sul fisico. Questo è anche molto veloce, ovviamente. Molto veloce anche Guy, ma è più veloce Ado. Attenzione! Jaguar Kick e Guy ci saluta. Tanto quasi, quasi facilmente, tra l'altro. Pensavo di no. E infatti, secondo me all'1 potrebbe esserci Sagat veramente. Secondo me. Altro scalzone che però può rivelarsi una spina nel fianco, però. Non è Birdie, questo, è un po' meglio. Attenzione, è Sodom, che è un personaggio di... A me per esempio non piace Sodom, è uno di quelli che faccio sempre prima per fare tutti i finali. Infatti dell'Alpha 3 se posso li faccio tutti i finali. Gli altri Street Fighter purtroppo non riesco a... Non riesco. Oh! Oh là, attenzione! Dal nulla parte la seconda, una delle seconde mosse di Ado. Abbiamo vinto, ora andiamo, vediamo se dopo non c'è Sagat, vuol dire che c'è la fine. No, c'è Ryu. E allora Sagat dopo.
Secondo me è Sagat, per forza. Questo è Ryu, ovviamente, che ci fosse. Ryu c'è sempre, più o meno. Attenzione ancora, mamma mia! Ok. E ci saluta Ryu. Mi domando cosa ci potrebbe mai essere nel plus comunque di ottobre. Io, là, sinceramente mi aspetto qualcosina così. Batman ha fatto molto bene, un bel gioco, ma aspetto qualcosa di interessante all'interno. Era ovvio che ci fosse Sagat. Era ovvio. Maestro, io ora ti sorpasserò. Tu sei la mia ombra, vabbè. Ok. No! Sì, Sagat non è velocissimo effettivamente, ma... vabbè. Molto potente, chiaramente... Con due mosse mi ha totalmente ribaltato, e vabbè. Oh, attenzione! Uno a uno, palla al centro. No, dai! Attenzione perché Sagat sta facendo dei grossi errori, tra l'altro. Nella tesa di Batman se mi vedo l'ultima. Ah, io non l'ho ancora vista. Beh, vaffanculandia, oh. Vabbè, ma non te la vedere adesso, veditela dopo. Ma io allora se te la vedi per conto tuo me la vedo io stasera. Cioè se tu mi dici va bene, me la guardo io da sola, io stasera me la guardo io. Ah no no, e la vedo dopo, ah ok. No, mo se mi dici te la vedi dopo, ma stasera me la vedo, allora. Comunque... mi ha deluso tantissimo. Mi aspettavo una serie un po'... una stagione un po' migliore, però. Mi aspettavo una stagione
leggermente meglio, e purtroppo Tell non è nulla di speciale, anzi, si basa moltissimo su Lady Gaga. Beh, ok. Anche a me, per quel poco visto. Sì, no, ma un po'. Ma ha deluso anche a me, sinceramente. Effettivamente quando non è attrice a livello di Jessica Lange, chiaramente non è nulla di particolare. Asylum è anche molto carina. Nonostante questo Asylum, Asylum è più bello. Ovviamente Coven è più bella, Freak Show è più bella. Semplicemente o morire? Sceme o muori? Ah, ok, bello. Ok, quindi passerebbe con Bison? No. Ah, quindi lui si affronterebbe Bison? Va bene, ok. Sono secondo, vabbè. Che personaggio abbiamo adesso da Sagat? Sagat con Rose, l'ultima è Rose, anzi l'ultima è Ken, poi il penultimo ci mettiamo Ken. Noi abbiamo preso un costume alternativo che credo che è. Sì, diciamo che la stagione non è stata... Boh, si basa su Lady Gaga, che giustamente ha il suo perché, comunque, almeno per quanto mi riguarda, ha un suo perché in quella stagione. Cioè, comunque non è un brutto vedere, ecco. Non è un brutto vedere. Però non c'è proprio paragone. Ok. Non mi sembra una bella stagione. Forse tra le, per ora tra le più brutte che abbia. Mi mancherebbe Cult e Apocalypse. E la nona che sta uscendo, perché la sesta è Roanoke. Ma Roanoke ce l'ho addirittura, quindi posso. Molto lento Sagat, eh? Molto potente, ma molto debole. Molto lento. A parte è un colosso questo qua, doveva essere 2 metri e 10, c'era scritto sulle statistiche. Sagat dovrebbe essere 2 metri e 10 per 100 e passa chili, non mi ricordo. Quindi chiaramente Sagat non lo prendi per la velocità, chiaramente. Per la velocità prendi Guy, che è il più veloce. Vedete, infatti non riesco a prenderlo. Sagat purtroppo è anche l'esperienza, è un lottatore molto esperto, il campione Muay Thai, quindi non è uno scemo di, non uno scemo qualunque, però forse è uno dei più completi, perché comunque addirittura ha attacchi attacchi dalla distanza, ma attacchi anche vicini. Chun-Li. Chun-Li, vabbè, Chun-Li poi, vabbè. Personaggio che a me personalmente non piace nemmeno, quindi vabbè.
Ma a pensare che ha molti fan, ma comunque gli alfa sono più facili rispetto ad altri ad altri Street Fighter, eh. Ma io ti consiglio, secondo me anche Apocalypse è una bella serie. Cioè, secondo me, da come l'ho letta, sembra una bella stagione. Certo, prenderà probabilmente le stesse streghe e basta, però secondo me anche Apocalypse non è male, però. Tanto Sagat ha vinto contro Charlie nei fumetti Alpha c'è, non è specificato molto bene chi è, ma è un lottatore molto forte, come d'altra parte tutti gli altri, Poi Sagat lì l'hanno fatto accidenti, un potentissimo l'hanno fatto. Abbiamo vinto anche questa, molto bene, quindi andiamo col prossimo avversario. Io vi posso dire la storia fumettistica di quelli che ho io, poi non so gli altri. Ok, qua c'è Adam, quindi vuol dire che alla fine, secondo me, come nel finale, secondo me c'è Ryu. Secondo me c'è Ryu. Anzi, sto sicuro che perché non c'è Bison, credo. Non avrebbe molto senso. Non avrebbe molto senso. Ma Adam, ragazzi, non mi dispiace, sinceramente, non mi dispiace assolutamente Adam. È un lottatore interessante, anche quello molto veloce, potente, mentre Sagat è più sulla potenza che effettivamente sulla velocità. E infatti è lento, è un po' un paracarro, però molto forte. Ah, peccato. Poi ha delle mosse similmente uguali a quelle di Ryu. Se ci fate caso al Tiger Shot, che è quello che vediamo che spara, che dovrebbe essere una specie di Ado, ok? Intanto Ado che mi sta pestando, va bene. E poi ha il vari Tiger, quello lì, che è uno Shoryuken praticamente, molto simile. L'Uppercut c'ha, cioè. Ken. E allora c'è Ryu dopo, per forza. Ok. Ok, Ken sembra in difficoltà contro di noi, meglio così. Vedi, quella è una specie di una cosa abbastanza simile alla Dokken, dai. Oh, ma mi sta, no, vabbè, ma se mi ribalta così, no. Dai, non è possibile. Mamma mia. Stavamo vincendo alla grande, poi Oh, Ken. Vedi che rompe le balle Ken, purtroppo. Oh. Oh, molto bene, fatto anche lui. Tutti in mezzo. Oh. E infatti me lo immaginavo che c'era. No. Me lo immaginavo che c'era Ryu. Ma era ovvio. Era evidente. Ti distruggerò per quella cicatrice, giustamente. Quella cicatrice che vedete grossa gliel'ha fatta Ryu.
Oh! No, che cavolo, mi devo avvicinare a Ryu, purtroppo. Vabbè, allora ragazzi, vince lui. Vabbè, vabbè. Dai! E basta! Oh! E si frega da solo! Tatsuma anche se in Kyoku. Poi hola, attenzione dal nulla. E poi vince Sagat, ok, ma va benissimo. La vendetta, beh, lui parla di vendetta, giustamente. Ho sconfitto Ryu. Ryu un uomo d'onore, vabbè. Chiaramente lui poi cominceranno a provare rispetto uno per l'altro, nonostante sono dei nemici. Questo chi è? Qua è Kodo, è Vega. E se è Basio, che cacchio è? Vedi questa tua stupida vendetta. Ora Sagat diventerà un maestro. Sì, vabbè, finisce che va con loro. Ma mi sembra una cavolata, vabbè. Ma al finale è un po' ridicolo, vabbè. Meglio che l'abbia beccato subito, dai, così. Perfect, Ken. Oi, attenzione, dal nulla. Tatsumaki Senkyaku, veramente, eh. Oh, ok, fatto. Ken ovviamente senza una piega. Ken, mi tocca dirlo, ma ovviamente Ken penso che abbia Ryu come avversario, però boh, non credo che abbia Bison, però. Vediamo un po' se lo Shoryuken, mossa distintiva di Ken, Hadouken. Ovviamente. Ok. Va benissimo, l'ha steccato in poco, va bene. Beh, Ken credo che sia un po' più bilanciato di Ryu, però il Tatsumaki Senkyoku, che dovrebbe essere la loro mossa, lui e di Ken, attenzione, guardate. Ok, ancora in pochissimo tempo l'ho fatto, Omo. Chun-Li, molto bene. Oh! Attenzione! Oh! Nadoken! Shoryuken! Oh! Morta così, dispolverizzata! Mamma mia, ragazzi! Incredibile Ken. Ken è pazzesco.
One, play! Sagat battuto in pochissimo, mamma mia. Pazzesca sta cosa. Mamma. Perfect. Nell'alfa Ken è un personaggio molto forte, probabilmente uno dei migliori, più bilanciato, un po' più forte, secondo me l'ha fatto leggermente più forte di Ryu, ma è una mia impressione. Ma hanno le stesse mosse, comunque, cioè. Ok. Boh. Oh, eccolo qua, via, eliminato. Ma mi dispiace perché non c'è nessuno veramente, cacchio, è una moria ultimamente. Cioè, Twitch sta diventando un deserto. Mi dispiace di questo perché non se lo merita Twitch come piattaforma. Non si merita assolutamente sta cosa. Ok, fatto. Oira! Peccato, mi ha sprecato una mossa, vabbè. Perfect. Cavolo, quanti perfect ci sto facendo sto wow. Ado. Eccolo qua. Sistemato Ado. E Ado ci saluta. Ah, interessante. Questo qua è tosto, eh. Ma io lo sono leggermente. Tra l'altro toglie più l'altra mossa che la mossa finale. Strano. Tutto strano. E Ryu c'è alla fine, dai. Era scontata sta cosa. Era ovvio ci fosse Ryu, cioè proprio. Mentre per Rose io credo che ci sia Bison. Oh, minchia, attenzione, Ryu impazzisce. Vabbè. Attenzione perché Ryu qua impazzisce qua. No! Cazzo di Ryu. Per poco ha vinto.
Oh, 1-1. Beh, mi spiace che purtroppo la gente non c'è. È vero che ognuno ha le sue cose da fare, ma cioè, quando crei, in teoria, quando ti crei un pubblico fedele, dovrebbero passare ogni tanto. Tanto Perfect, mi dispiace questo. Ok, qua avrebbe vinto Ken. Mettono in Giappone. I tuoi, su quali sono i tuoi piani? Vabbè, solita. Se ritorni in America, ovviamente. Qualcuno per misurarsi con me, vabbè. Questa è Lisa, la sua futura moglie, mi sembra. Andiamo all'ultimo personaggio, poi spengo perché tanto vedo che non c'è nessuno, quindi... Menemi e Seliza. Beh, sono primo, te credo, cavolo, ho vinto sempre praticamente. Ok, ultimo, ma non meno importante, è Rose. Ok, Rosa. Molto veloce anche lei, vedendola così. Maestra della Soul Energy. Ehi! Da nulla. Un po' limitato forse nei stage, ne ha pochi tra l'altro. Era fatto. Saluta Gai, ovviamente. Ok. Perdonami, la mia lotta non è contro di te. Ok. Tra l'altro Rose sarebbe a Genova, è a Genova si trova, quindi in teoria è una mia, non credo sia nata a Genova, semplicemente è a Genova. Quindi è nella mia città. Ok. No. Ok. La voce è meglio nel 3, però mi tocca dirlo, ma... Oh, è là. Oh. Una mossa con la sciarpa. Ok.
Ok. Addio Ryu. E ci saluta anche Ryu. Secondo me qua c'è Bison. Ma per forza. Dai, su. Oh. Oh, ma... mi crea così problemi questo, no? Ovviamente mi sarà calato tantissimo il watch time, ma... Perché, cavolo, di mattina non c'è nessuno, pomeriggio nemmeno, boh, strano. Molto strano, non lo so. Forse la gente, boh... Cioè, c'era più gente ad agosto a quest'ora che effettivamente a settembre. Molto strano sta cosa. Stavo un attimo facendo una cosa al PC, ah ok, boh. Ma tanto non è che ti perdi, c'ho Rosa adesso. Ah, ecco perché. Ah. Beh, dicevo che Rose è... Non so, ultimamente vedo poca gente, ma proprio in generale, anche dei canali che seguo ogni tanto, streamano tutti alla sera, si accalcano tutti alla sera e diventa difficile seguirli tutti, o ne segui uno alla volta. Sì, oh! Vaffanculandia, oh! Ma perché fa sta mossa? Cioè già uno fa fatica a seguirli tutti, tutti quelli che si iscrive, poi difficile veramente. Uè, ciao pezzi, come va? Tutto bene? È Rose è un personaggio bilanciato, però lo devi sapere usare, lo devi sapere usare Rose. Non c'è verso, Rose è un personaggio interessante, ma... boh. Oh, cornuto! Scusate, non a voi, a questo qua, Adon. Lo sapevo che Adon crea problemi, lo so io. È dai tempi di... quindi di Alpha 1 che rompe le balle Adon. Oh, grazie, bene. Sagat, altro cinghiale. Che però è molto forte questo. Questo rompe. Ok, brava Rose. Fatti vedere, Rose. Molto bene. Tanto Rose, quindi, dimora a Genova, nella mia città, quindi... è una mia praticamente concittadina. Io se uno è appassionato di picchiaduro li prenderei questi giochi. Sono i collection, ovviamente non comprende Street Fighter 4, che prima o poi lo prendo, ma che palla.
comprende un po' di Street Fighter, i primi, per chi fa retro, io sono cresciuto con gli Street Fighter, quindi non tutti, non li ho giocati tutti perché alcuni erano per Dreamcast, alcuni sono per Dreamcast, quindi già inizio. La lezione è finita, vabbè, mo se la mena questa. Ok, vabbè, tutte belle cose, adesso ci scassiamo con questo, che questo è forte. Già inizia con i teletrasporti, questo infame. Guarda te questo. Ma io, basta. Oh, basta teletrasportarti. Tanto qualità utile per andare a lavorare. Basta, zitto. E uno. Ok. Mi sta facendo male una mano a fuori di giocare a sta roba. Tra un po' se ne va pure il polso, tra poco. Guarda te. Mi chiedo come si faccia a sbloccare Bison. Basta, buffone, hai rotto. Basta. Oh, 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 oh. Vai, psico crash, però non me la meni. No. Bison ancora. No. Mamma mia, oh, mi fa male una mano. Mi fa veramente male la mano, accidente. Fa il polso, la mano. Aia. Psycho Power. Con la sua Soul Power Rose sconfigge Bison. Sì, vabbè. Non credo proprio che finisce così. Esausta. Quindi è morta, sarebbe lei? No, è impossibile. Boh. No, è sempre primo Ken. Ok, proviamo gli altri. No, però aspetta, vediamo. Magari ho sbloccato qualcosa. No, vedete, ne manca uno, ne manca. Manca Bai, e non mi ricordo come si sblocca. Vediamo, questo è uscito per Dreamcast. Credo. Questo è per Dreamcast. Abbiamo Ken e Ryu. Prima sempre solito Ryu. I buchi. Vediamo un po' se la mia mano reggerà. Oh, bel costumino Ryu che c'hai, eh. Poi. Oh. Poi, attenzione, Ryu prova in qualche modo. Certo che. Bella anche la questi non ci ho giocato, a dire il vero. Non ci ho mai giocato, Mi lascia perplesso. Il livello di difficoltà, che nonostante è facile, questo è un po' diverso dagli alfa. Ok. Oh, dai, su. Oh, perfect. È lui che ha sconfitto i buchi. Tutto bello, però. Elena. Da stare attenti a questa, che è un'altra che rogna parecchio. Poi, bravo Ryu, con calma, molto bene. Sì, oh. Bravo Ryu. Oh no, attenzione. Che è successo? È caduto di sotto? Ah, perché loro sono in Africa, giustamente i ponti là
purtroppo non credo che reggano tantissimo, quindi giustamente. Tra l'altro c'è uno sciamano lì dietro, uno che suona i tamburi, non ho capito bene il suo ruolo. Non so se è uno Rayo Horn. No, Ryu, cosa fai? Oh, mamma mia. Dietro non ho capito chi c'è. Tanto è un bel vedere anche per, cioè, per i pipponi. Che... Sean. Ah, questo nel fumetto è il suo allievo. Aia. Questo nel fumetto è un suo allievo. Infatti. Oh, ma come si fa a trattare così il suo maestro? Scemo. Anche lui fa lo Shoryuken. Giustamente. Hadouken ovviamente di Ryu, la parte di Ryu. Comunque sì, tra questi nuovi, diciamo che io mi opto su quelli vecchi, come sempre, perché anche Sean, guardate, è riempito di botte. Oro, bello. Questo lo conosco dai fumetti. Pensate che questo tizio c'ha 120, 150 anni, cosa del genere. È maestro dell'arte psichica, ehi. Almeno non fa il perfect, va. Vai, oh. Bravo Ryu, così si fa. Oh, attenzione. Che è? Perché ho l'impressione che sono cavoli? Ma che fa con quelle pietre? Ah, quelle pietre non erano un qualcosa... Ma che senso ha avuto fare sta cosa? Nessuno. Boh, vabbè. Non so che diavolo... Povero vecchietto, picchiato da Ryu, bullizzato da Ryu. Ah, contro me stesso faccio il derby? Wow. Ma scusate, impossibile. Ma è uno scontro impossibile questo. Tra l'altro Ryu con la fascia viola? Con la fascia blu? Normale che abbia perso. Ok, io ho perso, benissimo. Round 2. Io sono il celeste, perché se lo sta chiedendo. Infatti quello che ne sta prendendo in realtà. Quello che sta perdendo. Beh, Ryu, cioè praticamente me stesso. Però ah, questo credo che uscì per Dreamcast questo. In realtà per la Play ne uscì uno che si chiamava Stefate AX o cosa del genere, per la PS1, che non hanno incluso. Peccato, perché aveva i cosi in 3D, molto rudimentale, ma... Oh, hai rotto tre quarti, ah. Aveva un 3D molto strano, che purtroppo non piacque quasi a nessuno. No! A sto giro un po'. È proprio difficile vincere, eh? Giustamente sono incontri finale, vabbè, dai, però. Per poco.
No, Dio. Ma è bruttissimo marrone così. E dai. Ma non riesco a prenderlo. Oh, a me il perfect non lo falmi. Ma mamma mia, qua iniziamo con le sconfitte, Purtroppo, nonostante la difficoltà, questo è più difficile degli alfa. E non so perché sinceramente l'hanno fatto in questo modo. Ha capito? Allora, la facciamo? Boh. No, ragazzi, non riesco a reagire. Ma che cavolo. E vaffanculandia. E questo è uno dei più forti. Pensate un po'. Ma. Ah, ok. Il vero Ryo è questo, dai, non scherziamo. Oh, hai rotto. Vabbè, ma ho capito, ma non mi lascia neanche reagire, ma stiamo scherzando. Oh. Oh, uno. Oh, hai scassato, però. Vabbè, ovviamente va a pareggiare. Sì, vabbè. Ok, vabbè, ragazzi. Se gli piace così. Tanto sono alle terme, stanno pestandosi alle terme, quindi boh. Sta praticamente mi ha già ammazzato di nuovo. Miseria. Ecco, queste sono le cose tipiche da bestemmia. Sono i cosiddetti giochi bestemmianti. Che arrivi a un punto che giochi bene, ma poi non riesci a concretizzare un po', vedi? Eppure io l'ho messo facile, sono tutti facili, il livello facile questo, ho pensato un po' i livelli difficili. Oh. Vabbè, allora ho capito, ma allora. Oh, ma il primo incontro lo faccio, però poi non riesco a giocare a quello dopo. Oh, vediamo. Vediamo. Ah. No, cavolo, si è persa la mossa finale. No, dai, con tre colpi non può. Oh, e basta. Mamma mia, andiamo all'avversario finale, chi sarà mai? Alex, perché? A caso, così. Alex non può essere un nemico, scusate. Oi, parte subito Alex, oh. Che questo manco mi dà il tempo di attaccarlo, vabbè. Ma questo è abbastanza incredibile. Ma ha fatto perfect. Boh. Ma evitiamo di fargli fare un altro perfect o no? Oh. Boh, va bene. Oh.
Mamma mia. Oi! No, dai! E vaffanculo! Madonna, ma non è possibile però, dai! Non si può! Cioè, hanno fatto molto difficile e non capisco il perché questi giochi sono difficili. Cioè, non riesco a capire perché l'hanno fatto difficile. Cioè, se io voglio mettere la difficoltà facile, perché a me va così, non è che mi devi mettere difficile. Cioè, se metti, metti difficile e basta. E basta! Vabbè, ragazzi, però non è possibile, però. Ma mi sa che non li finirò mai. Questi non li finisco. Non penso che finirò solo gli alfa. Gli alfa sono leggermente più facili. Anche perché, ripeto, mettendo la difficoltà facile, mi aspetto che sia facile. Altrimenti mi mettevo difficile e basta. E la festa finiva lì. Poi non capisco sta mossa e cosa mi dovrebbe rappresentare. Già, ho perso di nuovo. Non capisco. Poi sono più facili alcuni incontri, altri no. Vabbè. Faccio l'ultima volta, poi spengo perché vedo che oltre che non c'è nessuno e poi non vanno bene, però. Ma poi perché c'è Alex come nemico finale, boh? Non capisco perché poi c'è Alex come... Non si comprende sta cosa. No! Ma è impossibile, ma dai! Ma cavolo, ma è difficile veramente questo coso. Ma perché bisogna farsi un mazzo così? Per boh, io metto... Boh, vabbè, io... No, non capisco, vabbè. Non riesco a capire, boh. Pazzesco, pazzesco. Non riesco proprio a comprendere. Eppure ragazzi, io vi assicuro ho messo facile. E questo è facile, secondo loro non voglio sapere cosa è difficile. Difficile penso che devi essere proprio pro, questo gioco. Ma poi non capisco sta mossa cosa dovrebbe essere. Cioè fa schifo sta mossa, non è manco la mossa finale. Oh, cioè ripeto, sempre uno però. Sempre uno. Uno lo vinco sempre. Mamma mia, abbiamo evitato il peggio. Ecco, no! Vabbè, raga. Boh, vabbè, io non so cosa dire.
purtroppo sono giochi troppo difficili. Io, boh, ma fa tutto lui. E vabbè, allora gioca a te allora. Magari cambiando tecnica, ma tanto cambiando tecnica non cambia niente. Questo qua mi sconfigge sempre. Boh, vabbè. Quante volte avrò perso? 6-7 volte. E non riesco a capire. 5-2, proviamo questo. A parte che non capisco perché c'è Alex. Boh, questo mi sfugge il punto. Sì, vabbè. Sì, io ho fatto io perfect, vabbè. È impossibile. L'assurdità proprio di questo. Cioè, è 3 ore che me lo fa lui. Oh. Oh, ma vuoi vedere che... Oh, un colpo gli ce la faccio darlo. Oh, e vai. Ok, abbiamo vinto. Uf, che fatica, ra. No, perché ce n'è uno in più? No, vabbè. Ok. E adesso? Questo è il peggiore che mi poteva capitare, oh. Ok, se prima ho fatto fatica, adesso non ho neanche immaginare. Va bene, ok. A caso, questo è peggio. Già lo sapevo, Gil, che era difficile come avversario. Conoscendolo un po' dai fumetti, me lo devo aspettare che era complesso, eh. Anche se, però, bisogna stare un attimo attenti, ma forse, se non ti prende lui, magari. È difficile. Boh, vabbè. Ma il polso. Ci riproviamo ovviamente. Nel Mar Mediterraneo. Perché poi il Cile nel Mar Mediterraneo? A caso così. Vabbè. Ehi. Attenzione, Gil. In difficoltà, no. 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 Attenzione. Vabbè, dai, in difficoltà così. Gil, eh? Ma non mi dire che veramente si fa fregare dalle mossettine così, eh. Infatti ora sta vincendo lui, infatti. Infatti sta vincendo clamorosamente lui di nuovo. Certo. È logico che vincesse lui. Mamma mia. Devo ricordarmi che questi tipo di cose non... No, Gil. Oh. E vabbè. Oh, mamma mia, bene, molto bene. Molta fatica, comunque sì, non è perché avevo Ryu. E gli altri ho paura gli altri. Ok, andiamo in finale di Ryu. Ok, lui continua a pellegrinare tranquillamente. Lui è fissato con Ken, contare Ken.
E lui continua il suo pellegrinare in giro per il mondo, ma va benissimo. Grazie per aver giocato, vabbè, qui. Ah, ho paura io. Giusto per curiosità, voglio vedere che tipo di personaggio sia Dalle. Vabbè, ah questo non ha bello, questo qua non ha codi, molto bene. Vabbè, questo l'abbiamo provato come gioco. Street Fighter 2, vediamo un po'. Questi li provo un po' così perché ho visto che tanto non. Guile. Questi sono un po' più complessi come giochi. Mi concentrerò più sull'effettivamente sull'alfa. Cioè, questi qua li provo un po' così. Ok, primo incontro. Bravo Guy. Che dovrebbe essere il cognato di Ken, perché la sorella più grande, cioè la moglie di Ken e la moglie di Guy sono sposate, sono sorelle. Sì, sono sposate, sono sorelle. Quindi in teoria quindi sono cognati. Incredibile, ma dai, cosa stiamo fino a domani? Vacci. Vai! Oh! Devo stare attento. 4, 3, 2, 1, tempo finito. Qua arriverò massimo al quarto perché non. Sono difficili sti giochi, soprattutto il. Poi Blanca. Che brutta musica. Dai. Secondo me non arriviamo nemmeno al terzo. Secondo me manco al terzo arrivo. Non arrivo nemmeno al terzo round, secondo me. Però. Ho una mia impressione che non riuscirò mai a arrivare. Oh, e basta! No! Perso io. Me l'avevo detto che manco al terzo ci arrivavo. Ah no, perché? Ah, perché finito in pareggio l'uomo mi ha mandato un altro round. Ci siamo eliminati uno con l'altro. Ma che bello. Eh sì, vabbè. Sono andato a finire nella corrente. Bravo. 50, boh, vediamo. Dai, sono morto io, vabbè. Sapevo non arrivavo al terzo. Vabbè, comunque ragazzi, siamo fatti un po' di cose.
L'ho provato. Ci sentiamo forse dopo. Forse dopo con Batman stavolta. Farò solo gli alfa, mi sa. Gli altri li proverò un po' così, perché questo lo conosco molto bene. Comunque, alla prossima.